Come mai vi affascinano tanto i romanzi storici del 700-800? Ma intanto ci affascinano come lettrici, perché adesso non so se voi avete letto altro, forse siete giovani e vi invidio un po', perché sì, vi invidio perché in realtà voi dovete ancora leggere, per esempio, I Tre Moschettieri. Bellissimo. Voi dovete leggere tutti i romanzi di Dickens, voi dovete leggere appunto tutto Dumas, dovete leggere tutto Victor Hugo, cioè voi avete ancora davanti a voi un sacco di novità meravigliose. Allora noi, e poi devo dire che questo non vale solo per Chiedimi Chi Sono, in realtà, ed è una delle cose che ci unisce, ci siamo accorte come autrici che noi tendiamo a scrivere libri che ci sarebbe piaciuto leggere quando eravamo giovani, e quindi ci siamo rese conto, per esempio, che avevamo amato più o meno alla vostra età e anche un po' dopo gli stessi romanzi. Naturalmente noi non ci siamo potuti misurare no. con Dumas o con Victor Hugo, per carità, mancherebbe altro, però indubbiamente il genere ci piaceva, e allora ci siamo dette, beh, magari ai lettori di oggi piacciono cose che noi alla loro età avremmo apprezzato. Avete in progetto di scrivere altri libri da scrivere insieme? Beh, diciamo che per il momento quello a cui vogliamo lavorare, cioè a cui stiamo lavorando, stiamo finendo di lavorare, è questo, diciamo, proseguimento lontano che spinge questa storia, i nipoti di questi di Filiberto e di Dionigi nelle loro avventure, diciamo nell'Ottocento. Quindi questo, stiamo adesso concludendo questo, stiamo revisionandolo per pubblicarlo. Però sì, altri progetti ne stiamo covando, almeno un paio che stiamo covando insieme, però proprio li stiamo ancora covando, cioè siamo ancora in quella fase in cui, per dire, ci troviamo e chiacchieriamo come uno potrebbe parlare così del tempo che fa. Noi parliamo di questa storia con molta calma, cioè come qualche cosa che per il momento ci riguarda solo in parte, ci interessa l'argomento, e allora ogni tanto buttiamo lì qualche cosa, ci scambiamo delle idee, poi vediamo, perché queste gestazioni, no? La nascita di queste storie è sempre molto lunga, perché non dipende soltanto dalla nostra volontà, nel senso, magari uno di noi ha un'idea, butta uno stimolo o racconto di una cosa che ha letto che potrebbe servire per questa storia che abbiamo in mente, però siamo proprio ancora in una fase molto acerba, non abbiamo assolutamente idea di come collocheremo e come sarà strutturata, quindi per il momento proprio è presto, però ci stiamo lavorando con la mente. C'è mai stato un momento in cui avete pensato di smettere di scrivere insieme e continuare a scrivere libri per conto vostro? Allora, dunque, in realtà non funziona così, nel senso che le due cose non sono in alternativa, cioè quando Anna dice stiamo covando un progetto oppure stiamo finendo la revisione del prossimo libro, in realtà entrambe sempre individualmente stiamo lavorando a una storia per conto proprio, che poi magari ci facciamo leggere, no? Ce la scambiamo e diciamo, me la leggi, vedi se ci sono delle cose che non vanno oppure ti piace, eccetera. Quindi in realtà per noi non sono due cose alternative, è come se noi ad un certo punto avessimo di fronte due strade parallele, ogni tanto ne percorriamo un pezzo dell'una, poi ci spostiamo, attraversiamo, ne percorriamo un pezzo dell'altra, poi riattraversiamo, per cui i nostri progetti insieme vanno di pari passo con i progetti individuali. Per esempio, a volte capita che si decida di lavorare ad un progetto comune e una delle due dica all'altra, no, abbi pazienza, siamo a maggio, dobbiamo aspettare almeno settembre-ottobre, perché io devo finire di lavorare alla mia storia e prima di settembre-ottobre non penso di averla finita e quindi non posso mettermi a lavorare con te a quella cosa lì. Ci aspettiamo a volte, no?
È proprio qui. I personaggi li avete creati voi o vi siete ispirati a qualche persona che conoscete? Direi che i personaggi sono venuti un po' fuori dal secolo, nel senso che una volta che noi abbiamo deciso che volevamo raccontare un romanzo, come ha detto Anna, un po' simile a quelli che avevamo letto noi, quindi un romanzo di avventure, di intrigo, di anche di suspense e di naturalmente poi anche, come spesso succedeva nei romanzi che leggevamo noi, anche di grandi storie d'amore, e volevamo buttare tutto questo dentro in un secolo che ci piaceva, che era il Settecento. A quel punto lì i personaggi quasi quasi si sono proposti da soli, perché il Settecento ha delle caratteristiche per le quali ci deve essere un nobile, ci deve essere il suo entourage, ci deve essere questo mondo che richiede, per esempio, non so, Monsignor Gentini. Noi non potevamo non mettere Monsignor Gentini, si poteva chiamare in un altro modo, ma doveva esserci un precettore, no? Ecco, e così come doveva esserci un Capitan Scintilla, perché sarebbe stato impossibile fare un viaggio di questo tipo senza una scorta armata, eccetera, eccetera. Quindi i personaggi sono stati in qualche modo evocati dal secolo che noi volevamo rivisitare, e certamente quello che c'è dentro questi personaggi in parte è anche forse la memoria dei personaggi che ci sono piaciuti nei romanzi che leggevamo da ragazze, quindi certe slanci umani, certe virtù o certi vizi o certi personaggi particolarmente odiosi o altri particolarmente affascinanti sono un po' il mix di tanti personaggi che noi abbiamo amato leggendo degli autori, diciamo, cosiddetti classici. Ci sono mai stati momenti in cui non riuscivate a scrivere niente perché non avevate idee? Allora, diciamo che in due questo capita di meno. Cioè, uno dei vantaggi di scrivere a quattro mani è anche quello che non ti capita quello che capita. A me è già capitato più di una volta, cioè. E anche a te. Per esempio, di iniziare a lavorare ad una storia e ad un certo punto a rendersi conto che non sai come farla procedere. Allora, i casi sono due in questa situazione. O la fermi, la molli lì, ti metti a lavorare ad altro, aspetti che arrivi l'illuminazione e l'illuminazione ad un certo punto arriva, oppure ti fermi, la molli lì, aspetti che venga l'illuminazione, l'illuminazione non arriva. E io nel computer ho delle storie, certo, che ho iniziato anni fa e che non diventeranno mai dei libri perché non sono riuscita a portarle avanti. In due, il vantaggio è che ad un certo punto speri che un ostacolo che ti sembra insormontabile e che tu ti trovi di fronte non sia insormontabile per l'altro e che l'altro dica: ma no, ho una bellissima idea per andare avanti. Allora, finora in due ci è sempre capitato così. Sempre, sì. Ecco, anche magari questo è di fortuna, perché no? Certo. Ci potrebbe anche capitare il giorno in cui... Certo, sì. Noi abbiamo anche fatto dei progetti insieme che poi in realtà non si sono trasformati in libri, perché magari invece anche in due non abbiamo trovato la quadra. No. No? Sì, è vero. Adesso abbiamo finito le domande e vorremmo ringraziarvi per essere stati disponibili. Grazie a voi.